Oddio, non ci credo, raga. Cosa ho visto? L'epicità di questo incontro. Perché gli ha appena chiesto di gareggiare. Quale sarà la macchina più veloce? Se la mia Lamborghini oppure la Nissan Skyline? E ci credo, Don Gino l'ha superato. Don Gino, ce la puoi fare? Superalo. Madonna, l'ha superato. Lamborghini lotta. Ok, Rodo Junior, se torni a casa con la Lamborghini così, Cristiano t'ammazza. Ok, sì, lo conosce. Niente, abbiamo fatto una gara, la Lamborghini si è rotta, sono venuto qui, ho spaccato qualche cosa, ho fatto tre incidenti. Si è arrabbiato per caso? Aiuto, ragazzi, si sa che può! Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su questo nuovissimo video della GTA 5 mod vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior, sempre al top del top. Ragazzi, in questo video succederà una cosa che Ronaldo Junior non ha mai fatto in tutta la serie, perché di tutte le pazzie che ha fatto, raga, ci sarà pur qualcosa che Ronaldo Junior non ha mai fatto. Infatti ragazzi, Ronaldo Junior in questo video sfiderà Paul Walker, attenzione! Esatto, perché proprio da un incontro, diciamo, se vogliamo dirlo così, un incontro. Per cui raga, vi invito a spoilerare questo video perché è la prima gara di Ronaldo Junior. Quindi ragazzi, partiamo subito con un bel like a bomba perché sarà importante. Yeah! Ragazzi, prima di passare al video, siccome so che siete in tanti che volete essere salutati, cerco di fare il possibile. Saluto Francesco Carusi 9883. Che si dichiara, ragazzi? Si sta dichiarando! Mi ha detto ti amo, Omega! Allora, Francesco, io te posso dire che ti voglio bene. Bella, sto scherzando. Ti saluto, Francesco, è bella per te. E saluto anche Francesco Restivo, due Franceschi. Attenzione, che mi scrive: bello megozzo! Bella, Francesco, grazie per esserti ricordato e aver commentato, e ti saluto. Mentre ragazzi, vi ricordo che se anche voi dovete essere salutati, ed in più da adesso, se mi seguite su Instagram in massa, perché lo dovete fare, vi ricordo, lo trovate qui e giù in descrizione, ci mettete 3 secondi. Oltre a essere salutati ragazzi come loro, potete avere anche la possibilità di parlare con me in direct su Instagram. Quindi se mi iscrivete ogni tanto vi rispondo, poi vi faccio anche vedere. Poi ragazzi, ricordatevi di seguirmi in massa, sia per i mi piace. Quindi ragazzi, ricordatevi di seguirmi in massa, sia per essere salutati, sia per parlare insieme, se avete fatto. Mi raccomando, ricordatevi. Bene ragazzi, eccoci, ci siamo in questo nuovissimo episodio della vita reale da bambino su GTA 5. Guardate raga, che panorama Los Santos. Ci dovete andare a Los Angeles, raga, veramente bellissimo. Allora, siamo qui quest'oggi al parco con i nostri amici. Siamo venuti a giocare, è pomeriggio, non so precisamente che ora sia, ma stavamo facendo parkour, ragazzi. Parkour ovviamente piace a tutti i ragazzini dai 11 anni in su, perché è una cosa abbastanza figa, cioè anche a me piace. Infatti guardate ragazzi, qui ci siamo andati a menare, tipo guardate quanto sangue è uscito. Sono ancora le macchie di sangue delle persone che stavano prima. No, allora ragazzi, noi ci stavamo allenando in realtà a saltare di qui, cioè a saltare di qua, a fare un salto mortale e ad atterrare in piedi. Ma purtroppo non ci siamo riusciti. E pensate voi che Francis si è andato veramente a menare, ragazzi, e si è fatto male. Infatti ragazzi, ora facciamo due salti e poi torniamo a casa, anche perché voglio andare a giocare insieme a papà. Poi vediamo se ci riusciamo noi. Vai Ronaldo Junior! Ma tu di poco! Regà, di poco, sono finito col culo a terra. Ronaldo Junior, ti sei fatto male? Raga, mi sa di non si è fatto male. Però raga, guardate, è una figata. Ah, ok, aia, però mi sono fatto male. Oh, Ronaldo Junior, devi cercare di saltare dritto. Dai, ce la puoi fare. Sì, ma voi che applaudete le mani, no? Ma perché non lo fate voi? No, perché è facile applaudire le mani. Allora, fatemi togliere sto cosa che fa un caldo della madonna. Ma quanto sono monello, raga. Woo! No, madonna di poco, raga. Così con un ginocchio mezzo rotto e una rotula al posto del braccio. Comunque ragazzi, voi continuate a spaccarvi le ossa, io vado a casa perché ho promesso a papà che avrei giocato con lui. Ehi Albert, ci sentiamo domani? Mi chiami tu? Ok, ci chiama lui, ha detto. Ciao raga, ciao a tutti. Bella raga, se beccavo domani e torniamo a casa, raga. Indovinate con che macchina sono? Ora lo vedete quando scavalco il muretto. Indovinate, indovinate. Oh, ci siamo, ci siamo. Olè, siamo in Lamborghini. Eccola qui ragazzi, la nostra cucciola. Che andremo a casa perché non andiamo da nessuna parte, cioè dobbiamo andare a casa. Però prima volevo passare a mangiare qualcosa, perché papà non compra mai niente. Cioè raga, siamo uno dei bambini più ricchi del mondo e nostro padre non compra mai niente da mangiare. Ma vi sembra normale? Nato Junior, calmati, lo so che c'è questi atti di ira, però calmo, calmo. Ok ragazzi, sperando che la pula non ci becchi, anche perché vi ricordo che Ronaldo Junior, ragazzi, ha il patentino, può guidare la Smart e non può guidare macchine di questa cilindrata.
Per cui sapete benissimo che se la polizia ci becca ci sequestra anche la Lamborghini. Quindi speriamo mai di no. Ok raga, torniamo a casa veloce veloce il più presto possibile, perché veramente ho una voglia di giocare con papà di quelle micidiali. Che poi ragazzi, io non vi ho mai chiesto se vi piace la macchina di Ronaldo Junior, perché Ronaldo Junior, sapete raga, alla fine è il nostro protagonista preferito, almeno secondo me. Non vi ho mai chiesto se vi piace la Lamborghini. Comunque raga, ci stava a fare un salto qui al Burger King, eh? Oddio, non ci credo raga. Cosa ho visto? Fermo, fermo, Ronaldo Junior fa in versione AU. Oddio raga, non vedete che ho visto? No, quella macchina la saprei riconoscere ovunque. Ronaldo Junior, parcheggia qui un attimo. Non ci credo ragazzi, quella macchina la riconoscerei ovunque, perché sono uno fan, un fan sfegatato. Non ci credo, che ci fa qui? Ragazzi, l'avete riconosciuta? Vi do 3 secondi per riconoscerla. L'avete riconosciuta da quando l'ho guardata in mezzo alla strada, in mezzo a 10 macchine. Guardate la targa, se non riconoscete la targa siete proprio dei bufu. È la macchina di Paul Walker, di Brian. Non è possibile ragazzi, Brian è al Burger King? No, no, io aspetto qui ragazzi fin quando non esce, perché voglio farmi la foto con lui. Ragazzi, la Nissan Skyline leggendaria di Paul Walker, attenzione, non è possibile. No ragazzi, devo incontrare, perché ho già incontrato Vin Diesel e c'ho un selfie con Vin Diesel. Mi manca solo Brian, manca lui. Ragazzi, non ci credo, è Brian, è Paul Walker ragazzi, è lui. Perché si trova qui? Cioè, poi tra l'altro ho avuto un culo della madonna a trovarlo, a trovare la sua macchina. Ma aspetta, Ronaldo Junior, fatti una foto presto, che sta bevendo? Che è quella cosa? Jägermeister, che è? Night Codico, vodka, che è? Non riesco a leggere. Andre, raga, guardate che bomba, perché sta buttando il liquido a terra? Magari mi guardi, Brian? Ok, bella, dai, mi accontento anche di sta foto. Direi che è venuta abbastanza bene, Ronaldo Junior, salvatela. Oh, a bomba, raga, ma vi rendete conto? Abbiamo trovato Paul Walker. Sì, allora, non so se vi rendete conto dell'epicità di questo incontro. Ronaldo Junior e Paul Walker, o meglio, come dire, Brian. Cioè, quando è che ci ricapita una cosa? Ronaldo Junior, beh, ha incontrato Brian, poi possiamo andare a casa? Il problema di Ronaldo Junior, ragazzi, è che quando incontra delle persone come Brian, come Paul Walker, va a succedere che è impazzito, perché gli ha appena chiesto di gareggiare. Ma sei pazzo? Sei proprio pazzo? Come? Ora ma mi spieghi tu, un bambino che a malapena sa guidare la Lamborghini deve gareggiare con Paul Walker che fa i film d'azione, di corsa, e lui dovrebbe pure accettare. E Paul Walker, ragazzi, ovviamente sappiamo che è una persona di sani principi, quindi non dirà mai di sì a Ronaldo Junior, vero? No, ti prego, non dirgli di sì. Ecco ragazzi, gli ha detto di sì. Gli ha detto di sì? Non ci credo, perché gli ha detto di sì? Che faccia farebbe tuo padre se sapesse quello che hai appena detto? Non lo so, è impazzito. Proprio qui ragazzi, partiremo da qui vicino il... cioè proprio vicino a scuola, partiamo proprio dalla scuola. Ragazzi, credete a quello che sto per dirvi? Stiamo iniziando la gara da qui, faremo questo circuito qui e arriveremo qui. Questo è il traguardo! Come faremo a vincere con Paul Walker? Ragazzi, questo è un problema, perché io non posso andare veloce, non sono un pilota. Però ragazzi, ce la metteremo tutta. Che poi io sono veramente curioso di capire quale sarà la macchina più veloce, se è la mia Lamborghini oppure la Nissan Skyline. E per adesso Paul si sta scaldando, cioè sembra che stia andando abbastanza piano. Quindi ragazzi, ora Ronaldo supero. E ci credo, Ronaldo Junior l'ha superato. No, Ronaldo Junior è di qua. Ma no, piano. No, che se torni a casa con la macchina ammaccata Ronaldo sicuro se ne accorge. Ma no, no. Ops. Dare, puoi recuperare, puoi recuperare. Vai Ronaldo Junior. Tanto poi la portiamo da Simon l'auto. Vai. Cosa? Ma quello ha la nitro, non vale. Ragazzi, non vale, lui ha la nitro, io non ce l'ho la nitro, non vale così. Ma che velocità sta andando? Piano. Madonna. Allora ragazzi, la cosa non mi sembra per niente giusta, perché io non ho la nitro, non sono veloce come Brian. Anzi, già sai che sto gareggiando. Piano Ronaldo Junior, piano. Madonna, che fiancata. Ha preso una fiancata. Dai Ronaldo Junior, ce la puoi fare, superalo. Madonna, l'ha superato. Piano, frena, frena. Oddio ragazzi, no, no, madonna. Oddio, piano Ronaldo Junior, fermati. Ce la puoi fare a risalire, ce la puoi fare. Come? Da qua, piano. Che era ragazzi, manca poco alla gara. Io e Paul Walker siamo praticamente pari. La macchina è raschiata. No, arriverò prima io, vai. No, no, Ronaldo Junior sulle montagne. Non ci credo ragazzi, ha vinto Brian, ha vinto lui, non è possibile, ha vinto lui e guardatelo la Lamborghini rotta. Anzi, devo dire che la prima l'ha vinta Brian, ma ragazzi io voglio la rivincita. Ok ragazzi, stiamo gareggiando, ma sembra che Brian abbia l'auto rotta, attenzione, non so dove abbia sbattuto, ma guardate, ce l'ha proprio rotta anche davanti e da dietro. Questa ragazzi è la mia occasione, vai. Oddio Ronaldo Junior, cosa hai fatto? Ma no!
Ok, Ronaldo Junior, se torni a casa con la Lamborghini così, Cristiano t'ammazza. T'ammazza, non puoi guidare così veloce, ragazzi, piano. Guidiamo come delle persone normali. Oddio, così ci fa un coniglio a bordo strada. Ok, ragazzi, sembra che Ronaldo Junior stia imbrogliando in tutte le maniere possibili, tagliando la strada normalmente. Ronaldo Junior, sai che non è più una gara questa, perché stai tagliando la strada come se non ci fossi un domani, e questo è imbrogliare. No, no. Oh no, non ci credo! Ho zoomato una macchina! Torna su, torna su! Ragazzi, Ronaldo Junior riesce a tornare su! Ronaldo Junior, muoviti, muoviti! Oddio, ce l'ha fatta! Incredibile, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Fermati, fermati, Ronaldo Junior! Fermati, sei una forza della natura! Oddio, guarda la macchina di Brian, è tutta rotta! Cioè, ragazzi, non ho capito niente, è successo tutto velocemente. Abbiamo perso la prima gara, la seconda l'abbiamo vinta, Brian sembra che se ne sia andato. E la Lamborghini, ragazzi, è totalmente rotta, ma sti gran... Farcela aggiustare subito da Simon. Oh, guardate, raga, che culo, è proprio qui. Oh, Simon. Forse stavo aspettando qualcun altro. Beh, raga, mo glielo chiedo se ce la può aggiustare un momento. Simon, sono il figlio di Ronaldo, sono Ronaldo Junior. Ascolta, è successo un casino, ho fatto una gara con Paul Walker. Non ci crede, raga, non ci crede, ma è normale. Chi è che non ci crederebbe? Anche io ci credo. Ma ti prego, vieni a aggiustare la Lamborghini, è tutta rotta. Se torno con questa a casa, papà mi mette la testa al posto delle mani. Oddio, che schifo. Perché, ragazzi, sinceramente, io avevo intenzione di sapere, signor Simon, chi è che stava aspettando, raga. Perché signor Simon ha detto che stava aspettando qualcun altro. Come era mio padre? Cosa? Non è possibile, stava aspettando mio padre. E se mi trovo qui con la Lamborghini rotta, che deve dire? No, Simon, me lo potevi dire prima. Lo so, non ti può... Vabbè. Bene, lasci così pure, me ne devo andare, me ne devo scappare. Re. No. Ragazzi, è arrivato papà. Ciao papà. Perché sono qui? Perché due non fanno tre. Vabbè papà, te lo dico, però non ti arrabbiare. Ho promesso che ti avrei detto sempre la verità. Niente, ho trovato Paul Walker, quello che fa Fast and Furious, lo conosci, no? Ok, sì, lo conosce. Niente, abbiamo fatto una gara, la Lamborghini si è rotta, sono venuto qui, ho spaccato qualche cosa, ho fatto tre incidenti. Si è arrabbiato per caso? Aiuto, ragazzi, si sa che può! Mio padre è cazzato nero! Aiuto! Aiutatemi, mio padre vuole stuprarmi! Qualcuno mi aiuti! Qualcuno in questa città! E va bene, colpo segreto di Ronaldo Junior! Ok, ragazzi, mentre vi lascio a questa lite familiare, aia papà, non picchiarmi, ti prego. Quindi, ragazzi, ricordatevi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, ditemi se il video vi è piaciuto, soprattutto se vi è piaciuta la gara, perché non si è capito niente veramente. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video della vita reale da calciatore da bambino con Ronaldo e Ronaldo Junior. Papà, ti prego, fermati. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali in edizione limitata, come questa qui, ragazzi, che ho addosso. Quindi, se volete, andate a prendere, perché ne rimangono veramente poche. E se volete essere salutati da Ronaldo e Ronaldo Junior che si picchiano, seguitemi in massa su Instagram, che trovate sempre in descrizione. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se volete farlo, passateci 3 secondi e che sapete che ci tengo veramente. Bene, ragazzi, qui è Ronaldo Junior che scappa da suo padre. Qua è Gozzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!